Ieri sera abbiamo approvato il bilancio e seppure in ritardo rispetto a quello che avremmo voluto, però ormai ci siamo abituati. Purtroppo non siamo mai riusciti nel corso di questo mandato ad approvare il bilancio come avremmo voluto nell'anno di competenza. Ormai i vincoli e le sorprese sono talmente tante e avendo noi anche tenuto in questi anni alcuni margini di contribuzione ridotti rispetto a quelli che sono presenti in altri bilanci anche del Nord Italia, abbiamo anche delle possibilità di poter agire e quindi di poter modificare anche all'ultimo minuto alcune partite. Per cui solamente ieri siamo arrivati all'approvazione definitiva del bilancio, però è stata un'approvazione comunque positiva, insomma. Ecco, tagliati 14 milioni di euro in 4 anni sulla spesa corrente per decisioni che non sono dipese dall'amministrazione? Certo, perché i vincoli di bilancio hanno imposto tagli che per somma danno appunto 14 milioni. È un importo in spesa corrente, evidentemente è un importo molto rilevante che ci ha posto di fronte a scelte anche dolorose che però crediamo non abbiano pesato in modo così ridente sulla comunità piacentina. Siamo riusciti a tenere, cambiando anche alcune modalità di intervento sui servizi sociali nel complesso, abbiamo tenuto anche su alcuni investimenti che inevitabilmente sono stati ridotti, ma che cerchiamo di coniugare con la ricerca che sposa con progetti che vengono ereditati dall'esterno, quindi a livello ministeriale, a livello regionale, cercando di inventare sempre delle risposte che possano consentire alla comunità piacentina di beneficiare di bilanci che inevitabilmente, inesorabilmente sono tagliati, ma cercando di far pesare il meno possibile sulle tasche dei cittadini queste scelte che vengono fatte e che sono necessitate. Quali sono i capitoli di spesa che avete privilegiato? Sono i capitoli di spesa che riguardano genericamente, semplifico, i servizi sociali. Ancora una volta abbiamo agito parzialmente, ormai siamo ridotti veramente ai minimi termini, sulla cultura che peraltro con altri aiuti e con scelte rigorose ha conservato una propria progettualità, soprattutto per quanto riguarda la gestione del teatro che per noi è particolarmente prestigioso e importante per le numerose stagioni che può garantire. Abbiamo agito inevitabilmente sui lavori pubblici, benché ci sia una progettualità in corso che è molto attiva e che beneficia alcuni finanziamenti che sono stati ottenuti a livello regionale ma soprattutto nazionale. Tutto questo ha consentito di poter conservare comunque dei livelli sociali, dei livelli di servizi sociali alti, contenendo le spese laddove, siamo riusciti in qualche modo a tamponare la situazione.